5 Enjoy Your Freedom, hamburgeria, lounge bar in Piazza della Libertà ad Ostuni. Todo Modo, Multisolution Travel e Hotel La Terra ad Ostuni. Istituto di Vigilanza, Securitas Puglia, ANSA Service, Sport, Antinfortunistica, Grafica e Pubblicità. Liberati dall'affitto, scegli 30-40 imprese, costruiamo la tua solida realtà. XXL Music Pub, Ipersimpli, l'ipermercato più vicino a te. Impresa Schiavone Maurizio, Movimento Terra, scavi, demolizioni, trasporto merci, Mozzarella & Co. e caseificio Bianca Ostuni. Ancora una sconfitta per l'Olympique Ostuni nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie C1. La formazione ostunese è costretta alla resa dal Futsal Castellaneta, vittoriosa nella Città Bianca con il punteggio di 4-2. Mister Gianfranco Iaia deve fare a meno degli squalificati La Carbonara, Salamida e Martellotta. Quella del palazzetto di Ostuni è una gara in salita per i padroni di casa, sin dalle prime battute. Dopo soli 35 secondi, infatti, l'Olympique subisce il primo gol degli ospiti con Cassone, che sfrutta l'assist perfetto di Trotolo. La reazione degli ostunesi arriva al secondo minuto con capitan Fiorentino su corner, che manca però l'appuntamento con il gol grazie alla parata di Ladiana. Al quarto minuto raddoppiano gli ospiti, ancora Cassone con furbizia si avventa sulla respinta di Fedele e fa 2-0. I padroni di casa accorciano le distanze con Ferri al dodicesimo, che dopo un dribbling ai danni del difensore insacca alle spalle di Ladiana, 1-2. Nella ripresa l'Olympique sembra più cinica e dinamica, al quarto doppia occasione per Barnaba, nella prima occasione Tarquinio a sfiorare l'autorete deviando il tiro dell'attaccante ostunese. Successivamente ancora Barnaba sfiora il gol, questa volta è fortunato il portiere ospite nel ritrovarsi il pallone fra le mani. All'ottavo l'Olympique agguanta anche il pareggio e Boccardi a segnare la rete del 2-2 con un tiro di potenza dalla destra. Al decimo è lo stesso Boccardi a rendersi pericoloso tentando di replicare l'azione del gol che si era verificata qualche istante prima. Nulla da fare però. Al dodicesimo arriva la prima occasione del secondo tempo per il Castellaneta con Trotolo, ben servito da Cassone, ma in questa occasione è bravo Fedele a respingere il tiro in calcio d'angolo. Al quindicesimo del secondo tempo Mister Iaia prova la mossa inserendo in campo il portiere in movimento, ma questa volta non va bene per la formazione di casa. Al diciottesimo infatti Tarquinio intercetta un passaggio nella sua metà campo e segna a porta vuota il gol del vantaggio, 2-3 per gli ospiti. Al ventinovesimo arriva anche la doccia gelata per l'Olympique, che subisce anche il quarto gol che chiude definitivamente il match. Sabato prossimo la formazione della Città Bianca sarà impegnata sul campo della Diaz Bisceglie. Imperativo per gli uomini ostunesi è tornare alla vittoria per scongiurare una zona rossa in classifica, che non è di certo un obiettivo di inizio stagione.